Boris e Barbara Bear stavano pensando al compleanno di Miffy. «Che cosa possiamo regalarle?» domandò Barbara Bear. «Bene», disse Boris Bear, «sta per arrivare la primavera e Miffy si diverte a guardare ogni anno gli uccellini. Potrei farle una casetta per uccellini, così potrà guardarli tutti i giorni». «Oh, che idea fantastica, Boris Bear», disse Barbara Bear. «Dovrebbe essere di un colore luminoso, così da attirare le mamme degli uccellini. Ne farò una uguale alla casa di Miffy, solo molto più piccola, per far entrare solo gli uccellini. Ho una foto della casa di Miffy che mi aiuterà». Boris Bear scelse alcune delle sue migliori tavole di legno per fare i muri. Una tavola rigida per fare il pavimento e due resistenti per fare il tetto. Prima fece un disegno che mostrava le dimensioni delle tavole e come unirle e inchiodarle tra loro. Poi Boris Bear prese le misure dei pezzi di legno con il suo speciale righello e usò una matita per segnare il punto in cui avrebbe tagliato. Fissò il legno al suo tavolo da lavoro, così sarebbe rimasto fermo. E poi prese una sega molto affilata. Segò nel punto preciso dove aveva fatto il segno con la matita. Fece questo con tutti i pezzi di legno della casa per uccellini, finché non li ebbe tutti tagliati a misura. Dopo usò il martello per fissare insieme tutte le tavole. Il risultato fu una perfetta piccola casa. «Userò il mio trapano per fare un piccolo buco, largo abbastanza per far passare la mamma uccello. Così porterà dentro rametti ed erba per costruire un comodo nido. Ora è pronta. Puoi dipingerla, Barbara Bear», disse Boris Bear. Barbara Bear aveva molti barattoli di vernice e un pennello per ogni colore. Ben presto, la casetta per gli uccellini assomigliò sempre più alla casa di Miffy, con una sola piccola differenza. Il giorno del compleanno di Miffy, Boris e Barbara Bear portarono la casetta per uccellini a casa di Miffy e la misero in giardino. «Buon compleanno, Miffy!» dissero Boris e Barbara Bear. «Abbiamo una sorpresa per te. Vieni a vedere!» A Miffy piacque molto la sua casetta per uccellini. «Assomiglia a casa mia!» disse Miffy. «Ma c'è una differenza! Al posto della porta c'è un piccolo buco!» «È una porta per gli uccellini!» disse Boris Bear, «non per i conigli». Tutti risero. «Oh, che bello avere degli amici così bravi», disse Miffy. «Il vostro regalo mi ha reso molto felice ed ha reso ancora più felice la mamma uccello. Ora possiamo essere tutti molto felici». Miffy lesse una fiaba nella quale c'era una fata che esaudiva tre desideri. Così cercò di pensare cosa avrebbe desiderato se una fata le avesse dato modo di realizzare tre desideri. «La prima cosa che vorrei è che mio padre e mia madre mi vogliano sempre bene», disse. Ma lei già sapeva che sua madre e suo padre le avrebbero voluto bene per sempre. Così provò a pensare a un altro desiderio. Decise di andare a fare una passeggiata. Era sicura che avrebbe riflettuto molto meglio mentre passeggiava. Era Snuffy, che come sempre era molto felice di vedere Miffy. «Vuoi venire con me?» chiese Miffy.
Mentre erano fuori a passeggiare, Miffy e Snuffy incontrarono Eggy, che aveva un braccio fasciato. «Ciao, Eggy», disse Miffy. «Cos'è successo al tuo braccio?» «Sono caduta mentre andavo sui pattini a rotelle», disse Eggy. «E mi sono fatta male al braccio». «Spero tanto che il tuo braccio guarisca presto», disse Miffy. «Grazie, Miffy», disse Eggy. Questo fu il primo desiderio di Miffy. «Se il mio desiderio si avvererà, il braccio di Eggy domani sarà già meglio», pensò mentre salutava la sua amica. Quando Miffy e Snuffy si inoltrarono nel bosco, cominciò a piovere. Miffy non si era ricordata di prendere un ombrello per la sua passeggiata. «Oh, povera me», disse Miffy. «Vorrei che non piovesse mai e che ci fosse sempre il sole». Miffy si sorprese quando vide che improvvisamente la pioggia si fermò e uscì il sole. «Ho sprecato il mio secondo desiderio», disse. «Se ci sarà sempre il sole e non pioverà più, gli alberi non cresceranno». Ora le restava solo un ultimo desiderio. «Il mio ultimo desiderio vorrei che fosse qualcosa di molto simpatico», disse a Snuffy. Miffy pensò e ripensò mentre camminava, guardandosi intorno e cercando di trovare qualcosa da desiderare. Camminò su un prato pieno di fiori. Miffy pensò alla sua mamma e decise di raccoglierne alcuni per poterli portare a casa. «Ma la mia mamma preferisce i fiori gialli», disse Miffy. «Io vedo molti fiori rossi e molti fiori blu. Potrei usare il mio ultimo desiderio per trovare dei fiori gialli». Proprio poco più avanti apparve un intero prato pieno di fiori gialli. «Ora posso usare il mio ultimo desiderio per qualcos'altro», disse Miffy. «Vorrei avere un buon gelato». Miffy raccolse un bellissimo mazzetto di fiori per la sua mamma. «Avere tre desideri è una gran bella cosa», disse Miffy, cominciando a dirigersi verso casa. Quando Miffy diede a mamma Bunny il mazzetto di fiori gialli, lei ne fu molto felice. «Oh, Miffy», disse, «sono così belli! I fiori gialli sono i miei preferiti! Ho riservato il mio ultimo desiderio per un buon gelato», disse Miffy. «Tu sai cosa desidero io? Vorrei che la mia piccola Miffy fosse sempre dolce, proprio come è adesso». E diede a Miffy un grande e fortissimo abbraccio. Dopo, mamma Bunny andò in cucina e diede a Snuffy una ciotola di acqua fresca e a Miffy un buon gelato. È tempo di vacanze. Durante questo periodo la scuola rimane chiusa. Miffy, la sua mamma e il suo papà erano pronti a partire per le vacanze. Miffy guardò la mappa, in modo da poter vedere dove sarebbero andati. Un anno erano andati al mare. Quest'anno volevano andare in montagna. Mamma Bunny disse: «Dobbiamo mettere in valigia indumenti caldi». «Perché, mamma?» domandò Miffy. «Siamo in estate». «Vedrai, Miffy. Forse rimarrai sorpresa». Papà Bunny controllò che fosse tutto a posto e sicuro per un viaggio in auto in montagna. A quel punto partirono. Prima salirono su delle bellissime colline, poi attraversarono il bosco e infine salirono su delle montagne. Miffy si accorse che più salivano, più faceva freddo. Quando si fermarono per uscire a vedere il meraviglioso panorama, dovettero indossare abiti più pesanti. Salirono sempre più in alto. Miffy cominciò a notare che per terra c'era della neve. «Che strano», disse Miffy. «La neve in estate». «Ora capisci, Miffy? Più si sale in alto sulle montagne, più fa freddo».
Sulle montagne molto alte c'è la neve tutto l'anno, disse mamma Bunny. Quando arrivarono proprio in cima alla montagna, c'era neve dappertutto. Possiamo giocare con la neve come in inverno? Chiese Miffy. Certo, perché non dovremmo farlo? Disse papà Bunny. Miffy e i suoi genitori fecero un pupazzo di neve. Poi si divertirono a giocare a palla di neve. Presto arrivò il momento di scendere giù dalle montagne. Mentre scendevano piano piano, cominciò di nuovo a fare caldo. Infine arrivarono sulle rive di un bellissimo lago. Qui è dove trascorreremo le nostre vacanze, disse mamma Bunny. Guarda, Miffy, c'è qualcosa che ti sta aspettando. Un'altra sorpresa, gridò Miffy. Prima la neve e ora la barca. Che meravigliose vacanze! Mentre la sua mamma sistemava tutto il necessario per potersi fermare in quel posto, Miffy e suo papà andarono verso la barca. Ci salirono sopra e partirono per un bel giro in barca intorno al lago. Quando tornarono, Miffy vide che mamma Bunny aveva acceso il fuoco e aveva preparato una zuppa deliziosa. Queste sono davvero delle meravigliose vacanze. Ogni mattina Miffy guardava fuori dalla sua finestra e aspettava l'arrivo della posta. Sperava che un giorno sarebbero arrivati per lei o una lettera o una cartolina. Mamma Bunny disse: «Perché non vai a vedere se c'è posta oggi, Miffy?» Miffy andò davanti alla porta per dare un'occhiata e vide che c'era della posta. La prese subito e la portò sul tavolo in cucina. «Bene, abbiamo il giornale di oggi», disse mamma Bunny, «e abbiamo una lettera per me da parte di tua zia Alice. E guarda, Miffy, c'è una bellissima cartolina indirizzata a te da parte della tua amica Melanie». «Oh, che emozione!» disse Miffy. La sua amica Melanie era in vacanza con i suoi genitori. La cartolina aveva un simpatico francobollo. «Guarda, mamma, ci sono dei piccoli disegni fatti proprio da Melanie». «Melanie ha disegnato un sole sulla cartolina», disse Miffy. «Questo significa che da loro fa bel tempo. E oltre al sole, ha disegnato anche delle linee ondulate. Sembrano onde. Questo significa che stanno nuotando nel mare. Guarda, c'è persino un disegno di un pesciolino dai colori brillanti». «Sì», disse la mamma di Miffy. «Melanie è davvero una brava coniglietta. Ha disegnato anche una faccia sorridente. Questo significa che si stanno divertendo molto. E guarda, ha disegnato anche un piccolo ritratto di se stessa, in modo che tu sappia che è stata proprio lei a spedirti questa cartolina. Vorrei spedire una cartolina anch'io a Melanie e vorrei disegnarci sopra un mio ritratto», disse Miffy. «Ecco una cartolina che puoi usare», disse la mamma di Miffy. «Puoi fare anche altri disegni per Melanie. Perché non fai il disegno della nostra casetta?» Così Miffy prese la cartolina e tirò fuori i suoi colori e guardò con attenzione la sua casa. «Sì», pensò,
Il mio disegno assomiglia proprio alla nostra casa. Poi Miffy voleva disegnare dei fiori sulla cartolina. Così andò in giardino, dove stavano crescendo dei bellissimi fiori. Guardò con molta attenzione un fiore e poi lo disegnò sulla cartolina. Proprio in quel momento, una graziosa farfalla si posava sul fiore e Miffy subito disegnò anche la farfalla. A quel punto Miffy tornò dentro per fare gli ultimi disegni. Disegnò un ritratto di se stessa e di Melanie. Così Melanie capirà quanto le voglio bene, pensò Miffy. Miffy colorò i suoi disegni. Alla casetta bianca fece un tetto rosso, le imposte rosse e le finestre verdi. Fece dei fiori rossi con delle foglie verdi. Colorò la farfalla di giallo. Lasciò bianco il suo ritratto e colorò di marrone quello di Melanie. Erano molto carine insieme. Miffy mise un francobollo sulla sua cartolina e poi andò a spedirla. Con cura infilò la cartolina nella cassetta della posta. Tornando verso casa, Miffy pensò: la posta è una gran bella cosa. Possiamo stare insieme ai nostri amici anche quando siamo lontani da loro. E infatti Melanie fu felicissima della sua cartolina. Era autunno. Le foglie cadevano e le nuvole si facevano più fitte. Miffy stava giocando fuori con la palla quando all'improvviso iniziò a piovere. Prima che i suoi vestiti si bagnassero, corse dentro casa. «Se vuoi continuare a giocare fuori, Miffy, devi metterti l'impermeabile», disse la mamma. Miffy si mise l'impermeabile. Adesso poteva di nuovo tornare fuori a giocare. L'orsetta Barbara Bear bussò alla porta. «Ha smesso di piovere, signora Bunny. Miffy può venire con me nel bosco a cercare delle belle foglie autunnali per farci delle decorazioni?» «Mi sembra proprio una bella cosa da fare, Barbara Bear, ma sarebbe meglio che Miffy indossasse il suo impermeabile in caso dovesse piovere di nuovo». Fu molto divertente cercare le foglie con Barbara Bear. Trovarono alcune foglie gialle, altre rosse e altre ancora marroni. «Con queste ci faremo delle bellissime decorazioni», disse Barbara Bear. «Guarda, il sole è tornato a splendere». E ora fa anche più caldo. Possiamo appendere i nostri impermeabili su questo ramo mentre cerchiamo altre foglie. Presto i loro cesti si riempirono di belle foglie. «Dopo tutto questo lavoro non hai tanta sete?» domandò Barbara Bear. «Andiamo a casa mia. Ho della limonata che potremo bere». Entrarono dentro la casetta di legno di Barbara Bear. Mentre stavano bevendo la limonata, Miffy guardò fuori dalla finestra e vide che aveva di nuovo cominciato a piovere. «Oh, povere noi! I nostri impermeabili!» disse Barbara Bear. «Sono rimasti là fuori appesi al ramo. Saranno completamente zuppi». «E anche noi ci inzupperemo tutte se usciremo per andare a prenderli», disse Miffy. «Non ti preoccupare, Miffy», disse Barbara Bear. «Io ho un ombrello abbastanza grande per riparare entrambe». Sotto l'ombrello di Barbara Bear corsero all'albero dove avevano appeso i loro impermeabili. Erano bagnati e gocciolanti. «Non posso indossare il mio impermeabile», disse Miffy. «Come tornerò a casa? La mia mamma si arrabbierà se arriverò tutta bagnata». «Verrò con te fino a casa, Miffy», disse Barbara Bear. «Il mio ombrello ci farà rimanere asciutte». Le due amiche erano ancora asciutte quando arrivarono a casa di Miffy. Miffy era preoccupata pensando a cosa avrebbe detto la sua mamma vedendola arrivare a casa senza il suo impermeabile addosso. Quando mamma Bunny vide le due amiche sotto l'ombrello, fu felice che Miffy non si fosse bagnata con tutta quella pioggia. «Miffy, dov'è il tuo impermeabile?» «Mi dispiace, ma il mio impermeabile è completamente zuppo», disse Miffy. «L'ho lasciato appeso a un ramo». «Va bene, Miffy», disse mamma Bunny. «Potrai andare a recuperare il tuo impermeabile quando smetterà di piovere». «Ti ringrazio, Barbara Bear, per aver protetto Miffy con il tuo ombrello. Entra e vieni a prendere un po' di tè». Dopo il tè, pioveva ancora.
Miffy e Barbara Bear guardarono tutte le belle foglie che avevano trovato. «Cosa faremo con tutte le nostre foglie?» domandò Miffy. «Siccome piove ancora», disse Barbara Bear, «che ne dici di un cappello per la pioggia?» «Sì», disse Miffy, «e poiché non ho il mio impermeabile, io farò una mantella per la pioggia». Presto Barbara Bear ebbe un favoloso cappello per la pioggia e Miffy una mantella colorata. Corsero fuori e con loro grande sorpresa si accorsero che aveva smesso di piovere. «Dai, Miffy, ora che il sole splende di nuovo andiamo a recuperare i nostri impermeabili». «Ok», disse Miffy, «ma comunque portiamo anche l'ombrello, il nuovo cappello e la nuova mantella. Non si sa mai, potrebbe ricominciare a piovere». Miffy, Miffy, corri e vai, con i tuoi amici ti divertirai. Snaffy, Granti, Boris,